Buonasera, cominciamo. Grazie a tutti voi che siete presenti, numerosissimi. Purtroppo non sappiamo mai quale sala scegliere. Quando abbiamo degli ospiti illustri che vengono anche da lontano e che non hanno mai visto questa sede o il Teatro Olimpico, preferiamo fare le cose qui, anche se in casi di successo come questo poi alla fine scontiamo il numero non particolarmente elevato di posti. Ecco, altre volte abbiamo fatto iniziative analoghe in università e altrove, quando appunto c'erano anche centinaia di persone. E mi spiace per chi non ha il posto a sedere, vi chiedo veramente scusa, ma davvero è andata così. Ecco, comunque la presenza di tutti voi ci conforta in questi percorsi che l'Accademia Olimpica ha avviato da un paio d'anni, percorsi di conoscenza, di riflessione, dedicati a tematiche cruciali per il mondo di oggi. Vorrei citare, perché parecchi colleghi sono molto impegnati e quindi li ringrazio per il lavoro che fanno, sui temi del cambiamento climatico, delle emergenze ambientali, della sostenibilità e dei nuovi modi di produzione, perché ovviamente sappiamo che su queste tematiche incide molto proprio il modello di produzione che abbiamo. Purtroppo dalla rivoluzione industriale è rimasto più o meno inalterato, pur con tutte le evoluzioni tecnologiche. Abbiamo poi dedicato un percorso ai temi della geopolitica e dei nuovi scenari, delle ricadute sull'Europa, ancora alla crisi e al futuro della democrazia, altro tema di grandissima attualità, e per l'appunto all'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie, al loro impatto sulle vite dei singoli, delle collettività, con tutte le problematiche che sappiamo anche dagli articoli di questi giorni. Insomma, il problema, tutti siamo immersi nei social, però i social generano anche solitudine, potenziali rischi di sottomissione, che collegati con i temi democrazia e autocrazia naturalmente c'erano anche degli scenari inquietanti, oltre al sempiterno problema delle crescenti diseguaglianze. Ecco, il nostro obiettivo, cercando anche di connettere, perché tutti questi filoni ovviamente hanno profonde connessioni tra di loro, in un mondo sempre più complesso e sempre più appunto connesso, ecco, noi come Accademia Olimpica ci siamo dati questo obiettivo, rinnovando i nostri programmi, di non dedicarci esclusivamente ai temi che sono consueti per le nostre classi, ma di focalizzarci in particolare in questa fase storica sul cercare di comprendere che cosa sta succedendo intorno a noi, che cosa dobbiamo aspettarci, dunque di formarci una maggiore consapevolezza, di dotarci di strumenti per formarci un'opinione critica intorno a tutto questo. Ecco, io ho letto con molto interesse la bella intervista che il nostro relatore di oggi, il professor Cristianini, ha dato al Giornale di Vicenza, e in un passo ha detto giustamente che la conoscenza è il miglior antidoto all'ansia, alla preoccupazione che tutti noi abbiamo di fronte a questi fenomeni dei quali non riusciamo a cogliere con le proiezioni future. E del resto queste inquietudini curiosamente coinvolgono l'uomo della strada, chiunque di noi, come i potenti della terra. Ecco, a Davos o Davos si parla di che cosa? Si parla delle guerre, della grande incertezza, è un forum economico mondiale, quindi
ovviamente questo è un tema cruciale dei nuovi imperialismi, del nuovo disordine mondiale, ma si parla anche moltissimo, anche oggi, mi pare con Bill Gates, dell'intelligenza artificiale. Ecco, e si sentono dire delle cose che fanno molto, molto riflettere. È in discussione il destino del pianeta. O Sam Altman, non sarà più l'intelligenza a rendere noi uomini unici, l'intelligenza artificiale sarà molto più intelligente di noi. Ecco, allora che cosa unisce questi due grandi macro temi? Il problema della governance. Non c'è un governo, non c'è più il multilateralismo, non c'è più la concertazione tra le grandi potenze, c'è una situazione di crisi dell'ordine mondiale e c'è un problema di governance dell'intelligenza artificiale. Si dice ci vorrebbe un'agenzia come quella per l'energia atomica. Guarda caso, è in crisi anche quella, come in crisi l'ONU. Ecco, c'è una crisi e quindi veramente un quadro. Qui è difficile trovare dei punti fermi. Ecco, io penso che una cosa è sicura, che dobbiamo prendere in mano il nostro destino, molto semplicemente. Ognuno di noi. Ecco, e quindi conoscere per ragionare, per capire meglio dalle piccole azioni quotidiane le grandi scelte di natura politica o istituzionale che cosa ci conviene di più. Io credo che abbiamo bisogno di conoscere tante cose, quindi grazie davvero. Oggi abbiamo una, e vedo che è stata accolta da tutti voi, una straordinaria opportunità di entrare in queste tematiche con dei colleghi, degli studiosi di competenza, di fama internazionale, che ci aiuteranno a riflettere su questi temi. Li ringrazio davvero, quindi ringrazio in particolare il professor Cristianini e la collega Silvia Crafa dell'Università di Padova. Siamo tutti e due della stessa università, ma è una grande università, capita che ci si conosca qui stasera. E poi ringrazio in particolare il collega amico, il professor Neresini, che ha promosso questo incontro insieme a Matteo Salin, che già ha tenuto una bellissima conferenza tempo fa sul metaverso. Ecco, li ascoltiamo, grazie di nuovo a loro, grazie a tutti voi e buon ascolto. Io resto qua perché così risparmiamo una sedia, se no un altro si deve alzare. Ecco, va bene. A voi. Ok, benissimo. Allora, buonasera anche da parte mia. Io ho il compito di introdurre brevemente e poi di coordinare, più che condurre, l'incontro. E, allora, in questo compito vorrei iniziare subito presentando nuovamente i due ospiti. Uno è il professor Nello Cristianini, che è professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath, nel Regno Unito, e che si occupa del tema da parecchio tempo e sotto vari aspetti. E cosa non banale, è anche attento alla dimensione delle implicazioni sociali, di governance, etiche, dello sviluppo di questo ambito tecnologico, e in qualità di sociologo, insomma, apprezzo in modo particolare questa sensibilità, ed è anche il motivo per cui ci conosciamo. Allo stesso modo abbiamo il piacere di avere qui con noi anche Silvia Crafa, che è professore di logica matematica all'Università di Padova, come è già stato detto, e in questo senso siamo colleghi anche da questo punto di vista, ed è lì che ci siamo conosciuti. Anche lei quindi è una esperta, diciamo, dal punto di vista interno di tutto ciò che ha a che fare con col tema del nostro incontro, ma al pari del professor Cristianini
è anche lei una persona attenta alla dimensione delle implicazioni sociali, degli aspetti etici, e quindi l'idea dell'incontro di oggi è di avere sia una presentazione, una discussione e un'analisi, diciamo, più tecnica, non nel senso complicato del termine, diciamo, ma nel senso di una presentazione esperta dell'oggetto della discussione, ma anche un'attenzione appunto alle implicazioni sociali, etiche, economiche dell'intelligenza artificiale. Prima di dare la parola ai nostri due ospiti, diciamo il piano anche dell'incontro è che il professor Cristianini farà un primo intervento, poi ci sarà un secondo intervento fatto dalla professoressa Crafa, e poi ci sarà un po' di tempo per domande, per discutere, per approfondire questioni che ci interessano di più. A modo di introduzione dico veramente due cose, e pensando a che cosa dire mi è venuta in mente una frase che mi piace veramente tanto, attribuita, non so se sia vero, a Niels Bohr, fisico danese, padre del modello atomico, nonché premio Nobel per la fisica nel 22, il quale pare che abbia detto che è difficile fare previsioni, specie sul futuro. Che è una frase apparentemente ingenua, invece in realtà, secondo me, dice molto sul nostro rapporto con il futuro e con l'innovazione. Ma il motivo per cui mi è venuto in mente è perché l'ho pensata già in termini di parafrasi, e la parafrasi che avevo in mente, che mi è venuta in mente, è questa, e cioè che è difficile dire qualcosa di intelligente, specie sull'intelligenza artificiale. E per questa ragione io taccio e do la parola ai nostri relatori. No, due cose le voglio provare a dirle. E vorrei dirle molto rapidamente, mettendo in campo quelli che secondo me sono due, li definirei, pregiudizi che inficiano e orientano, ma lo orientano secondo il mio punto di vista in malo modo, le nostre riflessioni, il nostro approccio all'intelligenza artificiale e quindi anche le discussioni che la riguardano. E questi due pregiudizi sono, molto sinteticamente, un pregiudizio antropomorfico, del quale non dirò niente perché è materia su cui i nostri ospiti ci intratterranno a lungo e con maggiore competenza di quello che potrei fare io, cioè l'idea in sostanza che quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale, o meglio quando pensiamo all'intelligenza, assumiamo in modo più o meno consapevole come parametro di riferimento noi stessi, cioè gli esseri umani. Ma questo può portare un po' fuori strada, insomma, quando parliamo di intelligenza artificiale. L'altro, il secondo pregiudizio, lo definirei un pregiudizio individualistico, cioè l'idea che l'intelligenza sia un attributo, una qualità di un'entità singola, quindi di una sola persona, di una sola macchina o di un solo software, mentre dal mio punto di vista mi viene più semplice, in qualità di sociologo, pensare che l'intelligenza è in realtà un'impresa collettiva, di cui poi i singoli beneficiano, si servono, ma gli esseri umani hanno prodotto qualcosa che assomiglia o che potrebbe assomigliare alla definizione anche non antropomorfica di intelligenza grazie al fatto che interagiscono tra di loro, interagendo tra di loro hanno prodotto qualcosa che noi chiamiamo cultura, società, e un sacco di altre cose che fanno riferimento a questa dimensione collettiva che invece noi tendiamo a sottovalutare, se non a dimenticare, anche quando parliamo di intelligenza artificiale. Detto questo, darei la parola al professor Cristianini. Grazie. Grazie, buonasera a tutti.
Spero che mi sentiate. Io guarderò l'ultima fila e quando non mi sentite mi fate segnale, che siete voi che sarete i primi a capirlo. Bene, cosa vuol dire essere intelligenti? Questa è la prima domanda da affrontare, altrimenti poi non ci si capisce più su quello che diciamo dopo. Probabilmente ognuno di noi ha idee diverse e quindi può capire le notizie che leggiamo sui giornali in modo diverso. Il mio primo obiettivo è fare pulizia sui termini. Cosa vuol dire essere intelligenti? Una domanda che è stata posta, per esempio, all'astronomo Carl Sagan, l'astronomo televisivo americano che andava in televisione a spiegare la scienza negli anni 70. Quando la sonda Pioneer 10 è stata spedita nello spazio, doveva uscire dallo sistema solare, doveva andare nello spazio interstellare. E la NASA gli chiese di preparare un messaggio da incollare sopra che fosse comprensibile a tutte le forme di intelligenza aliena, possibili, potenziali, che potessero un giorno trovare questo oggetto. Ed è una richiesta che non è facile da comprendere. E lui si mise a parlare con i colleghi, di un fisico, con i matematici, con gli studenti di dottorato, e decisero alla fine di trovare questa soluzione. Sulla sonda misero una placca d'oro con disegnato un uomo e una donna, una molecola di idrogeno, la mappa di alcune stelle fisse, di alcune pulsar, e una serie di simboli matematici che rappresentavano principi primi, fondamentali, come la molecola di idrogeno, la distanza fra i due atomi è una costante. L'anno dopo, ripensandoci, fece un ulteriore messaggio che mandò col radiotelescopio basato sulla matematica dei numeri primi. La sua idea era questa: qualunque forma di intelligenza dell'universo deve comunque essersi evoluta sottoposta alle stesse leggi matematiche e fisiche a cui siamo sottoposti noi, quindi alla fine deve riuscire a capire questa aritmetica, questa fisica, questi principi. Quello sarà, secondo lui, il linguaggio comune. Fece la prova, diede il test agli studenti, loro risolsero tutto il problema, fatto e mandato nello spazio. Irreversibile la sonda nello spazio. Questa idea non è assurda a prima vista, ma io, essendo un fisico, ho provato a mostrare entrambi i messaggi al mio gatto, il quale è una forma di intelligenza, impara, ragiona, decide, comunica, sopravvive, e in più vive nella mia casa, e in più si è evoluto assieme a me per miliardi di anni, fino a pochi milioni di anni fa, eravamo uniti filogeneticamente. Bene, il gatto non ha risposto né al primo messaggio con la molecola di idrogeno, né al secondo con i numeri primi. Questo è un controesempio, non è vero che ogni forma di intelligenza debba comprendere quella cosa lì. E questo non è poco. E infatti un problema è: dove ha sbagliato Sagan nel suo intento? Ha commesso un errore che noi dobbiamo evitare. Non riusciva a immaginare una forma di intelligenza diversa da se stesso, fondamentalmente aliena. Ha immaginato un altro fisico, umano. Se lui avesse mostrato la molecola di idrogeno anche a Leonardo da Vinci, o ai primi olimpici dell'Accademia Olimpica del 1555, questi non potevano sapere cosa fosse la molecola di idrogeno. O se mostrasse oggi i numeri primi di quella sequenza a certe popolazioni di alcune parti del mondo, questi hanno altri interessi, altri problemi, e non hanno un interesse nei numeri primi. Ecco, immaginare qualcosa di alieno non è facile. E oggi dobbiamo cominciare a pensare a questo, perché l'intelligenza che stiamo mettendo nelle macchine è ancora di più aliena, non è nemmeno basata sulla materia, ha tutt'altri principi, ma è comunque una forma di intelligenza. E questa è la domanda: cosa vuol dire essere intelligenti? Bene, alcune cose possiamo dirle. Una cosa. Psicologo francese Jean Piaget aveva uno slogan. Io non sono un grande fan degli slogan degli psicologi francesi, francamente, ma in questo caso è memorabile. L'intelligenza è sapere cosa fare quando non si sa cosa fare. Ovvero, se mi trovo in una situazione per cui non ho la risposta già pronta nel menu,
devo cominciare a pensarci su. Se trovassi la scacchiera e la posizione l'ho già vista, basta andare sull'elenco delle posizioni e trovare la mossa giusta per quella scacchiera lì. Non c'è bisogno di pensare. Bloccare un'email che arriva per decidere se è spam, vabbè, se ho un elenco di ogni email indesiderato, confronto, se lo trovo nell'elenco, lo blocco. Cosa faccio se non ho mai visto questo messaggio prima? Ecco, tutte le volte che devo affrontare una situazione nuova e mai vista prima, non posso avere memorizzato la soluzione. In qualche modo si inizia a usare l'intelligenza, sapere cosa fare quando non si sa cosa fare. E questa abilità qui non è esclusiva degli esseri umani, esiste sul pianeta da molto prima di noi, ne siamo arrivati ultimi. C'erano già animali che ragionavano, pensavano, memorizzavano, decidevano ben prima di noi. Negli oceani troviamo i fossili di pesci con gli occhi, il cervello, che quindi usavano i sensi e il cervello per decidere da che parte scappare quando veniva lo squalo. E avanti così. L'intelligenza serve a comportarsi in modo da perseguire i propri fini in modo sensato, in condizioni mai viste prima, mutevoli, variabili. E si può fare in molti gradi. Ma il fatto che esistesse prima di noi ci dice una cosa: non ha bisogno del linguaggio, dell'autocoscienza, della logica, c'era già prima. Ed è importante per noi distinguere tutti questi concetti che noi confondiamo insieme: le emozioni, i sentimenti, la coscienza, l'autocoscienza, la sociologia, la cultura, sono cose importanti per noi, ma nel mondo dei calamari è molto meno importante. E sono intelligenti, hanno un cervello, un sistema nervoso e vivono così. E siccome facciamo macchine che sono molto più vicine alla lumaca che non all'uomo in questo momento, è bene ragionare così. Bene, questo è il primo punto. Che cosa cerchiamo? E questo non è limitato agli esseri viventi. Abbiamo delle macchine intelligenti oggi. Se voi aprite YouTube, Instagram, dipende da cosa usate. Io ieri parlavo a una classe di liceo, dicevo TikTok. Oggi magari posso dire Facebook, non lo so, ognuno usa quello che vuole. Ma il punto è, questi meccanismi sono in grado di raccomandare contenuti, immagini, così? Ma poi è troppo. No? Va bene. Raccomandare contenuti in modo che dipende dall'utente, personalizzato. Se io apro YouTube, questo mi mostrerà alcuni video che dipendono dalle cose che ho guardato in passato, sono diversi da quelli che vedrà Federico, e sono scelti con cura per indurmi a cliccare. La macchina ha un obiettivo, che io clicchi e passi il mio tempo guardando i video. Io sono un utente magari nuovo, il video magari è nuovo, la macchina deve scegliere, deve sapere cosa fare in condizioni nuove. Deve perseguire i suoi obiettivi in condizioni nuove. Questo è lo scopo di un sistema, e impara. La prima volta che faccio l'account, la macchina non sa niente di me, poi fa un po' di prove, mi mostra un po' di video, poi impara cosa mi piace, e lentamente migliora, e io comincio a passare sempre più tempo. La macchina ha imparato. Gli esseri umani, gli animali, le colonie di formiche, le lumache, e anche gli algoritmi possono essere intelligenti, tutti quanti in modo diverso. Non esiste una scala singola dell'intelligenza, come la temperatura ci distingue gli oggetti più caldi, quelli più freddi, non c'è questo. E mancando una singola scala, non si può dire se il corvo è più intelligente del calamaro gigante negli abissi. Dipende, il corvo negli abissi muore, e il calamaro gigante muore nella foresta. E hanno competenze così diverse che non sono confrontabili. Lo stesso vale per le macchine. Quindi quando mi si dice: ma quando le macchine riusciranno a sorpassarci? In generale sembra una stupidaggine. Ma è vero che se scegliamo dei compiti specifici, è possibilissimo che le macchine diventino più intelligenti di noi. Nel gioco degli scacchi, nel gioco del Go, nella guida dell'automobile, molto presto, in tanti compiti di traduzione, ci sono mille casi in cui possiamo aspettare capacità di diagnosi basata sulla visione delle radiografie. Ci sono mille casi in cui la macchina è già giunta o è vicina a superarci. Caso per caso, la macchina può essere più intelligente di noi. In generale, su ogni compito, questo è difficile, ed è quello che si chiama intelligenza generale, di cui si parla molto oggi, ma è un problema anche di terminologia. Bene, due cose abbiamo detto. Cos'è l'intelligenza e che le macchine possono essere intelligenti. La questione è come
le abbiamo fatte. Perché se non riusciamo a capire come abbiamo costruito queste macchine, i compromessi che abbiamo dovuto fare lungo la strada, poi non comprendiamo cosa possiamo aspettarci da queste e come conviverci, come regolamentarle, che effetto avranno. Mi sentite? Ancora più forte? Il volume. È meglio se lo fa lui. Va bene, ma io se lo fa lui... Va bene, se lo fa lui è meglio, io mi metto qua. Allora, scusate, sono io che non amo molto il rumore in generale, come persona. Allora, ci siamo capiti cos'è l'intelligenza e le macchine possono essere intelligenti e le abbiamo in tasca nei telefoni. Questo è un fatto di oggi e sono già 15 anni che abbiamo macchine intelligenti in tasca. Nel telefonino di oggi, dentro il mio telefonino, ho delle piccole app, come tutti voi, che facevano parte della lista dei desideri dei ricercatori degli anni 60. Poi elencate, traduzione, comprensione del parlato, e avanti così. Tutto quello che facciamo oggi è stato voluto fortemente, per decenni. Si sono spesi un sacco di soldi. Però, le abbiamo costruite in un modo che non ci saremmo mai aspettati. Tutto quello che abbiamo tentato di fare all'inizio non ha funzionato. E poi un giorno abbiamo cominciato a fare rapidamente progresso. E la storia di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato, di come abbiamo fatto questo tipo di intelligenza qui, è molto importante. È necessaria per fare le leggi in modo giusto, per gli insegnanti e per spiegare le cose. È importante capirla. E questa è la storia delle tre scorciatoie. La scorciatoia che abbiamo preso, quella del libro di cui sto parlando, del mio libro. Primo, l'idea che abbiamo tentato di seguire all'inizio, ragionevolissima, è quella di Sagan. Vogliamo un tipo di intelligenza delle macchine simile alla nostra, di tipo umano. E noi, mediante introspezione, un tipico matematico di quegli anni diceva qual è la cosa più intelligente che può fare un essere umano? La risposta del matematico era dimostrare i teoremi. Bene, facciamo dei computer che dimostrano i teoremi, che partendo dagli assiomi deducano le conseguenze. Questo modo di fare macchine è andato avanti per decenni. Io mi ricordo anch'io, vedevo dei robot a Milano negli anni 90 ancora, che dovevano navigare un territorio, uno spazio, deducendo la mossa più appropriata, lentissimi. Tutto questo approccio non c'è oggi. La linguistica. Userò il linguaggio oggi come esempio, ma di una cosa più generale. Il linguaggio, perché GPT parla, perché Google traduce, il linguaggio nel web è importantissimo, lo usiamo come esempio. Quando si voleva che le macchine traducessero e comprendessero e facessero i riassunti, avevamo cominciato a studiare la linguistica. L'idea era, così come per simulare un sistema meccanico studiamo la fisica e poi lo implementiamo, così per simulare un sistema che comprende il linguaggio studiamo la linguistica e poi quei principi li implementiamo. Questa era l'idea. E le compagnie come la IBM e l'università assumevano tantissimi linguisti per tradurre da francese all'inglese e così via. Bene, tutto questo cambia perché c'è un momento in cui non funziona niente. I soldi si spendono e questi principi astratti di linguistica, la grammatica, la sintassi, non funzionavano, ovvero la macchina non traduceva. Vi do un esempio piccolo di un tipo di problema che la linguistica non riusciva a risolvere, giusto per visualizzarlo. Immaginatevi nella vostra testa un testo del giornale, un articolo di giornale. Prima immaginiamolo in italiano e poi in una lingua diversa. In italiano, se io prendo un documento, vediamo se c'è qua un documento lassù, ecco là c'è il latino. Immaginate un documento latino, lo capite, ma il latino è un esempio difficile perché è quasi un controesempio il latino. Non immaginate il latino. Italiano. Se io adesso permuto a caso, mescolo come il mazzo di carte, tutte le parole di un giornale, completamente, e vi do di nuovo il giornale rimescolato, tutto quanto, siete in grado di capire qual era il testo originale e quello rimescolato? Voi dite, lo leggo, uno ha senso, l'altro non ha alcun senso, il primo è il linguaggio, il secondo sono parole a caso. Bene. E ripetiamo questo esperimento con il finlandese, o con l'uzbeko, o con l'etrusco. Io lo rimescolo, un documento finlandese, chi di voi può capire
quale dei due era il testo originale. L'ho rimescolato, ma non capisco nulla. Ecco, quel problema lì lo affrontano i computer ogni giorno. Devono vedere il nostro linguaggio, che non ha senso per loro, e capire cosa vuol dire. La versione più banale, capire quale dei due testi è quello originale e quale no. Riconoscere il linguaggio valido. Quella cosa lì ha sprecato anni ai linguisti a riconoscere una frase ben formata. E negli anni Ottanta hanno rinunciato. La linguistica di quegli anni non era sufficiente a distinguere una frase ben formata da un documento di parole messe male a caso. E a quel punto si è detto, ma perché non usiamo la statistica? Io prendo un miliardo di documenti, conto la frequenza delle coppie di parole, delle triplette di parole, e poi controllo. Se non ho mai visto, mai, in tutto il corpus di milioni di documenti, quella sequenza di parole lì, probabilmente la frase non ha significato. Ecco, quel trucco lì ha cominciato a funzionare. Riconoscere le frasi in base a proprietà statistiche, anche se sono trucchi statistici, contare la frequenza delle coppie e delle triplette di parole. Che poi è il metodo in cui WhatsApp completa le frasi quando scrivete il messaggino sul telefono, così. Non è che sa il significato o la linguistica, completa. Bene, dopo quel piccolo trionfo che diede inizio alla traduzione automatica, il professore Jelinek disse: tutte le volte che licenzio un linguista, le nostre prestazioni aumentano. Quello era un guanto di sfida lanciato a tutto un mondo culturale. Da lì in poi anche Amazon, dopo pochi anni, comincia a raccomandare i libri, non leggendo i libri e non studiando i clienti, ma controllando il database delle vendite. Se uno compra questo e questo, comprerà quell'altro. Se uno compra Harry Potter 1 e 2, comprerà anche Harry Potter 3. Fine, senza comprendere. E funziona, meglio. Si comincia a usare la statistica dove prima si usavano le teorie. E questa è la prima scorciatoia. Se volete fare solo previsioni e non invece capire perché, statistica è sufficiente in moltissimi casi. A volte la statistica fa previsioni migliori di quelle che faremmo comprendendo. Ci sono delle cose in cui la macchina funziona meglio di me. Bene, però per fare statistica bisogna avere i dati. E quindi la prima scorciatoia crea un nuovo problema. Chi mi dà questi dati? Chi mi dà abbastanza documenti di testo, abbastanza informazioni da cui imparare queste relazioni preziose che posso usare? Produrre i dati è costoso. Insegnare il linguaggio ai bambini richiede le maestre, con i compiti, i pensierini, i documenti, leggi, correggi, è costoso. Si è deciso che useremo i dati trovati, riciclati, da dove sono già esistenti, cioè sul web. Si va sul web, si raccoglie tutto il testo, ma si parla il giornale, Dago Spia, il blog, le discussioni, le liti, tutto. E si comincia a contare le parole e imparare il significato delle parole e anche la statistica delle parole dai documenti trovati in natura. Questa è la fase che usiamo. E questa è la seconda scorciatoia. Usare la statistica invece delle teorie, usare documenti trovati in natura invece che usare dati creati da noi. E poi c'è la terza domanda. Come fa a sapere YouTube e gli altri che cosa voglio io? Non è che può chiedermi di riempire un modulo ogni volta che ho visto un video dicendo quanto mi piaceva. E allora decide di guardarmi, osservare l'utente costantemente. Tutte le volte che clicco su qualcosa, la macchina assume che questo vuol dire che mi è piaciuto. Ecco, la terza. Sono tre. Statistica, dati riciclati in natura, osservare l'utente. Se le mettiamo tutte insieme, abbiamo creato la ricetta che è alla base di quasi tutti i meccanismi intelligenti di oggi. Sono intelligenti perché possono perseguire i loro scopi in condizioni mai viste, sanno cosa fare quando non sappiamo cosa fare, possono fare previsioni e decidere azioni in modo razionale. Sono intelligenti, imparano, fanno quello che devono fare in base a un metodo interamente diverso dal nostro. Le tre scorciatoie. E questo è alla base anche di GPT, perché su scala infinitamente più grande i principi base sono quelli: imparare statisticamente dei dati. Bene, adesso abbiamo fatto questa cosa qua e ci facciamo dei soldi, perché possiamo aumentare il traffico di un sito, raccomandare la pubblicità, tradurre, ci sono mille modi di fare dei soldi, e quindi abbiamo un'economia intera basata su questi algoritmi. E li abbiamo messi in un posto delicatissimo. Abbiamo messo queste macchinette in mezzo al web, online, e deleghiamo decisioni importantissime. Quali
email io vedrò e quali verranno filtrati automaticamente senza farmeli vedere. Immaginatevi uno che vi filtra la posta la mattina quando arriva il postino stesso vi filtra la posta. Immaginate quali giornali, quali articoli devo guardare, quali notizie devo sapere. E avanti così. Deleghiamo sempre più decisioni a meccanismi di questo tipo qua. E questo è utile, ma è anche potenzialmente allarmante perché dobbiamo fidarci. Il problema di come fidarci di questi meccanismi intelligenti così diversi da noi è il problema di oggi. Ed è lì che ci incontriamo nelle conversazioni, ecco perché conosco sociologi e avanti. Per questa domanda qui, cosa vuol dire? Cosa capita a una società, a un'economia, quando cominciamo a delegare queste decisioni? E la risposta è, non è un problema di ingegneria del software, è un problema di politica, di economia, di sociologia, di filosofia. Ecco perché è bello avere tante persone. Le leggi vanno fatte. E poi si può andare avanti e spiegare quanto tempo mi rimane. 10 minuti. Allora parliamo anche di questo. Un problema importante è cosa può andare storto. Beh, per esempio, nel caso degli algoritmi che raccomandano i contenuti, tante cose possono andare storte. In quel caso lì, mettere un bambino davanti a un programma disegnato specificamente per farlo cliccare sempre di più, raccomandando i video più efficaci, può andare bene perché abbiamo ottenuto che il bambino clicca sempre di più. Può andare male perché ci può essere un effetto secondario, magari una forma di malessere emotivo. Magari le opinioni si polarizzano negli elettori, magari si radicalizzano, magari si crea una dipendenza, come la dipendenza dai giochi di azzardo, dipendenza comportamentale, si chiama addiction. E sembra che in alcuni casi questo sia possibile, ma gli studi sono ancora all'inizio. Oppure, se deleghiamo decisioni come selezionare il curriculum di un candidato, perché la schermatura la fanno le macchine spesso, mettiamo 1 milione di curricula e io devo sceglierne uno, la macchina schema i primi 20 e poi me li guardo. Ecco, in quel punto lì qualcosa può andare storto, perché noi abbiamo delle norme sociali antichissime su cosa consideriamo accettabile. Le macchine non lo sanno. Ecco, saltano fuori da tutte le parti interessanti problemi. Oppure se la macchina mi nega un mutuo, io vorrei sapere perché. Ma un meccanismo fatto come ho detto non è capace di spiegare perché, perché è statistico. Ecco, le spiegazioni, la equità, gli effetti secondari, sono tutte cose che saltano fuori adesso, che non erano nella mente dei primi informatici che volevano fare queste cose qui. Tra l'altro i primi informatici avevano idee molto diverse su perché si fanno queste cose. Il fatto che le usiamo quasi sempre per fare pubblicità online è una strana anomalia che è emersa, ma non era l'intento iniziale. Ecco, siamo in questo strano mondo in cui dobbiamo fare delle leggi, e il Parlamento europeo l'ha quasi fatta, la prima legge al mondo dedicata a questo, e ne parleremo fra un minuto. E in questo contesto, in cui l'economia usa queste cose, tutti le abbiamo in tasca, ci mettiamo i bambini davanti, scegliamo le notizie, deleghiamo tantissimo potere, in questo contesto, l'altro anno, salta fuori anche GPT, che è un altro livello, perché è in grado di rispondere, e di parlare, e di comprendere, di leggere i libri. E questo è un altro livello, sempre in modo statistico, ma estremamente più astratto. E questo ha bisogno di più tempo, e non posso entrare nei dettagli, magari me la chiederete dopo questa parte qua. Ma capite che se si lascia questo incustodito, c'è il rischio che qualcuno si faccia male. Ecco perché non è una cattiva idea fare delle leggi. Ma come? Quando la tecnologia continua a cambiare, il politico non è che sia capace di capire tutti i dettagli di questa cosa che è nuova. Il cittadino uguale. Al momento la legge europea ha queste caratteristiche qui. Ha deciso, io penso correttamente, di non regolamentare le tecniche, le quali cambiano sempre e sono anche un po' neutrali, ma regolamentare gli usi, ovvero lo stesso algoritmo identico dentro un videogioco può andare bene, dentro una banca va controllato. Perché nella banca può negare un mutuo e quindi c'è giusto che ci sia un'ispezione, una vigilanza. Nel videogioco importa meno. Ecco, il rischio delle applicazioni è ciò che si regolamenta. E l'Europa ha 4 livelli di rischio. Il più alto si chiama rischio inaccettabile, ovvero certe applicazioni pongono un rischio talmente alto ai nostri valori
che non sono accettabili in tutta Europa. Si sta litigando molto su quali, ora in questo momento, proprio in questi giorni, ma sembra che il riconoscimento facciale a distanza con le telecamere stradali verrà considerato non accettabile. Sembra anche che lo sfruttamento delle omissioni di un cliente per fare pubblicità sarà considerato non accettabile. E avanti così. Poi c'è un livello sotto, che è un rischio alto, si può fare soggetti a dei controlli. Se l'algoritmo deve accettare o negare i mutui o dare un lavoro, va controllato da vicino. Poi c'è il rischio basso, in cui basta una sorta di autocertificazione, poi c'è il rischio minimo, in cui l'idea di non danneggiare le imprese, se un gruppo di studenti si inventa un algoritmo per caricare la bicicletta elettrica rapidamente, che lo facciano, perché non pone un rischio ai valori collettivi. Ecco, l'idea è, perché è difficile fare queste leggi? Perché mentre noi facciamo le leggi, siamo su un mercato, i paesi diversi dell'Europa non si fermano. Se blocchiamo le imprese, restiamo indietro e ci tocca usare le tecnologie che non vogliamo perché le nostre non ci sono. Dobbiamo continuare a svilupparle, ma dobbiamo anche salvaguardare i nostri principi, che sono diversi dai principi degli altri. Non è facile fare quel lavoro lì che fanno là, comprendere una cosa così complessa e salvare capra e cavoli. Questa è l'idea della legge europea. Si vota adesso, è quasi pronta, e stanno pulendo i dettagli, verrà votata penso a fine gennaio, inizio febbraio, anche perché poi si scioglierà il Parlamento e se non si fa adesso si ricomincia tutto quanto dopo, ed è urgente. Siamo i primi e spesso succede che il resto del mondo segue l'Europa. L'hanno già fatto in altri casi con la privacy, per esempio. L'opportunità è di fare un passo veloce. Bene, quindi, cos'è l'intelligenza? Le macchine possono essere intelligenti? Come la stiamo usando? Cosa può andare storto? Cosa possiamo farci? Ecco, le cinque cose che abbiamo detto. E poi c'è la storia di GPT. È veramente intelligente? Comprende veramente il mondo? Io in 3 secondi posso dirvi, dal mio punto di vista, quel meccanismo comprende molte cose del mondo, ma non come noi, ma le comprende. Riesce a risolvere problemi che non ha mai visto. Gli si può dare una domanda di esame e lui può rispondere, universitario, e questo può rispondere. E possiamo accertarci che non l'abbia mai vista prima, eppure può rispondervi. Quindi qualcosa sta comprendendo. Ricordiamoci che questo è il primo anno in cui c'è ChatGPT. È uscito nel novembre del 22. Ora siamo nel gennaio del 24. Il mio lavoro è pensare come saranno queste cose fra 10, 15, 20 anni. Immaginiamoci l'aeroplano dei fratelli Wright, quello col biplano, con la tela, con la balsa, negli anni 10. Immaginiamoci oggi le compagnie di Ryanair e di EasyJet e la contraerea e i droni. Diamogli 100 anni a sta cosa, come diventerà? Il momento di pensarci è questo. Mentre con l'ambiente abbiamo aspettato di fare dei danni e ora cerchiamo di pulire dopo, abbiamo l'opportunità di sistemare le cose prima di fare dei danni, che è la definizione di intelligenza. Ecco, grazie. Ok, grazie professor Cristianini. Allora, rapidissimamente diamo la parola alla professoressa Crafa per la sua, diciamo, discussione, commento, riflessione, come la vogliamo chiamare. Ok. Bene, allora, io sto seduta, cerco di tenere vicino al microfono, fatemi dei cenni se non si sente in fondo, forse c'è un po' di rimbombo. Allora, intanto voglio ringraziare il professor Neresini e l'Accademia per l'invito a questo pomeriggio. Io di base sono un logico, matematico logico, e in qualche modo mi sono avvicinata a questi temi per prossimità fisica, cioè proprio le porte accanto, letteralmente le porte accanto sono del mio ufficio, sono abitate da colleghi che sviluppano intelligenza artificiale. E in qualche modo a pranzo ogni giorno sento come ne parlano, cosa raccontano, i loro progressi visti proprio da vicino. E un po' mi incuriosiva sentirli parlare in quel modo e mi incuriosiva soprattutto la differenza tra come di questi stessi argomenti se ne parla sui giornali e come se ne parla negli uffici. E quindi ho cominciato un po' a riflettere su questa distanza tra l'interno della comunità scientifica e l'esterno della comunità scientifica.
cos'è l'intelligenza artificiale dentro e fuori le due comunità? Quanto diverso è? Perché io credo che sia molto importante tenere presente questa differenza. Io partirei dal primo punto, la prima riflessione che vi propongo è che le parole danno forma alla percezione. Le parole che si scelgono danno forma alla percezione, in particolare alla percezione pubblica. E quindi le parole che si scelgono di usare hanno un significato dentro una comunità tecnica, ma hanno un significato diverso fuori dalla comunità tecnica. La parola intelligenza magari connota solamente un certo tipo di efficacia, come ha detto il professor Cristianini, possiamo parlare di intelligenza anche quella di un gatto, quella di una pianta, un'intelligenza aliena che è diversa dall'intelligenza umana. Verissimo. Ma allora stiamo utilizzando la parola intelligenza con connotazioni diverse. All'interno della comunità scientifica dell'intelligenza artificiale si usa la parola intelligenza artificiale per connotare certi tipi di algoritmi, certi tipi di definizioni di intelligenza. Va benissimo, ma se parliamo di intelligenza anche artificiale fuori dalla comunità, non possiamo prescindere dal fatto che la parola intelligenza porta con sé automaticamente tutta una serie di connotazioni che chiunque sta fuori da quella comunità ci aggiunge. E sono tutte connotazioni legate all'intelligenza umana, ovviamente, perché è quella a cui pensa inizialmente, insomma, l'uomo al centro della sua vita, quindi anche se siamo antropocentrici, vabbè, ma lo siamo, ok. Quindi penso che ci voglia attenzione quando si parla dentro la comunità o fuori dalla comunità. Quindi le parole come intelligenza, apprendimento, comprensione di qualcosa hanno, secondo me, definizioni diverse dentro e fuori, e su questo bisogna essere un po' più cauti, secondo me. Anche la parola allucinazione, che adesso va di moda, è dire che un'intelligenza artificiale ha un'allucinazione. ChatGPT ha un'allucinazione. Beh, se prendiamo un'automobile di quelle in nuova generazione, a un certo punto ogni tanto, ogni qualche giorno, il servofreno invece di frenare accelera, così per caso ogni tanto non diremmo che è un'allucinazione, diremmo che non funziona l'automobile. Quindi una cosa è un'allucinazione, una cosa è un errore, un malfunzionamento. Quindi la scelta delle parole porta con sé tutta una serie di connotazioni, su cui poi possiamo aggiungere una scala di valore, tipo connotazioni positive, negative, le vogliamo, non le vogliamo. Io non voglio mettere qui dei giudizi di valore, qualcosa di buono o di cattivo. Voglio solo far notare come anche le parole sono non neutrali e dobbiamo essere consapevoli della non neutralità delle parole e di che parole vengono scelte. Altro aspetto, sempre sulla terminologia. Io sono scettica quando si usano le macchine, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale come soggetti dei discorsi. Si soggettivizzano questi strumenti, le macchine fanno, le macchine decidono, le macchine raccomandano. Ecco, questo tipo di discorso opacizza le persone che sono tutto attorno al ciclo di vita di questi strumenti. C'è qualcuno che ha progettato questo algoritmo, c'è qualcuno che ha scelto i dati su cui allenare questo algoritmo, scegliendo alcuni dati e non altri dati. C'è qualcuno che ha testato l'algoritmo, c'è qualcuno che ha venduto quell'algoritmo, c'è qualcuno che l'ha comprato e l'ha messo in uso per un certo motivo specifico. Sono tutte persone queste. E utilizzando macchine, gli algoritmi come soggetto, stiamo nascondendo, stiamo spegnendo la luce su queste persone, sul loro ruolo. E quindi facciamo più fatica anche a giudicare se il ruolo di queste persone è stato positivo, negativo, legale o illegale, adatto o non adatto, etico o non etico. Quindi cercare di nascondere il ruolo delle persone, a volte dietro una narrazione anche fantascientifica, come quello che fanno le compagnie che vendono chiaramente questi prodotti. Hanno una narrazione delle performance di questi strumenti che va verso la fantascienza, alimentando anche dei timori eccessivi fantascientifici. Perché? Perché il giorno dopo le azioni in borsa delle loro compagnie valgono molto di più. Quindi c'è anche tutto questo tipo di narrazione da cui, insomma, dobbiamo fare sempre più anticorpi, già l'abbiamo capito, però insomma non sono mai abbastanza. Quindi attorno a questo genere di presentazione di questi strumenti non va dimenticata la concentrazione di potere che sta attorno alle aziende che producono questi strumenti. Concentrazione di potere economico, prima di tutto,
Perché anche quando pensiamo di rivoluzionare il sistema industriale del paese, perché ogni industria, ogni azienda usi l'intelligenza artificiale che farà scalare il proprio business. Verissimo, ma le aziende, per esempio italiane, non è che producono in casa intelligenza artificiale. Prenderanno come materia prima dei servizi di intelligenza artificiale e li utilizzeranno per il loro business. E quindi questa materia prima, un generatore di testi, uno strumento automatico di traduzione automatica da una lingua all'altra, tutti questi strumenti di base vengono acquistati da poche aziende, 4-5 aziende grosse, leader tecnologiche nel mondo, che vendono intelligenza artificiale e servizi di intelligenza artificiale come fosse materia prima. Ma sono poche aziende private e non certo europee. Quindi concentrazione di potere, potere economico, e concentrazione anche di ricerca. Anche questo va detto, perché quelle poche 4-5 aziende, chi sviluppa ChatGPT, conosce, cioè, come è fatto davvero l'algoritmo di ChatGPT, tutti i dettagli sono nascosti, li conosce solo l'azienda che li produce. E quindi se altri ricercatori volessero testare questo algoritmo per andare a controllare nello specifico come funziona, quando avvengono queste allucinazioni, su che dati viene allenato, non è possibile, perché è ricerca privata su cui ci sono coperture di copyright e non c'è trasparenza di ricerca. Quindi c'è anche una incredibile concentrazione di ricerca. Nessuna università al mondo ha la capacità economica di costruire un modello del linguaggio analogo a quello di ChatGPT, perché veramente l'investimento economico e la quantità di dati, per non parlare della bolletta della corrente per allenare questo strumento, sono di costi esorbitanti che nessuna università e nessun paese europeo può permettersi di investire. Quindi anche concentrazione di ricerca, poco trasparente in questo senso. L'altra cosa che vorrei esplicitare è molto interessante, come ha detto il professor Neresini, capire a fondo il funzionamento di questi strumenti, che è un funzionamento di tipo statistico. La scorciatoia principale è quella di dire: non riusciamo a comprendere a fondo come funzionano, per esempio, come funziona il linguaggio, la produzione del linguaggio. Non comprendiamo a fondo la teoria, ma una produzione statistica efficace di testo riusciamo a farla. Quindi sono strumenti che lavorano su basi statistiche. Benissimo, estremamente efficaci su basi statistiche. Il punto è che anche la statistica di per sé non è neutrale. La matematica, la statistica, non è che sono oggettive e quindi non neutrali. In realtà anche un teorema matematico ha delle ipotesi. Se le ipotesi sono false, non ci facciamo niente neanche del teorema. Anche la statistica, il funzionamento della statistica ha delle assunzioni di funzionamento. Per esempio, se facciamo un'analisi statistica delle preferenze di voto delle persone, questa statistica ha senso solamente se le persone scelte a cui si va a fare si pone la domanda è un campione rappresentativo della popolazione. Se lo chiediamo a sole donne di 20 anni, non stiamo rappresentando tutto il paese, giusto? Quindi anche il funzionamento della statistica ha delle assunzioni scientifiche che devono essere rispettate, perché dia delle statistiche ragionevoli. Quindi anche gli strumenti di intelligenza artificiale sono non neutrali, perché hanno delle assunzioni di funzionamento, che non è un problema, è semplicemente un dato di fatto di cui essere consapevoli. Per esempio, l'assunzione di fondo è che i dati su cui sono allenati siano buoni dati. Abbiamo detto che è importante l'uso della scorciatoia, di andare a prendere i dati che ci sono, anche se sono dati un po' grezzi, anche se non sono dati di ottima qualità, ma sono dati abbondanti, scaricabili da web, sono talmente tanti che la forza della quantità va oltre la forza della qualità a volte. Però i dati, un'assunzione di fondo è che i dati siano buoni, siano rappresentativi. Quindi il primo passaggio in non neutralità è il concetto di differenza tra una realtà e la sua versione datificata. Pensiamo nel mondo della scuola, dell'apprendimento. C'è differenza tra uno studente e l'insieme di voti della pagella di quello studente? È certo. Cos'è la pagella di uno studente? È lo studente datificato? È lo studente tradotto in numeri?
Adesso questo è magari un esempio un po' forte, però c'è differenza tra la realtà e la datificazione della realtà. L'esempio classico è quello che io faccio in questi casi, quello del Covid, la situazione della pandemia. Anche solo sapere, datificare il numero di malati durante il Covid è stato complessissimo. Il numero di posti occupati dai malati Covid in ospedale. Eppure una persona dice, beh, vado in ospedale, conto 1, 2, 3, 4 i letti. Anche sapere quel numero, datificare il numero di malati, è stato complessissimo. E sapere datificare il livello di disagio psicologico durante la pandemia. Complessissimo datificare il disagio psicologico. E siccome era difficile misurare, datificare il disagio psicologico, è rimasto in background, è rimasto meno urgente, meno grave nella percezione pubblica rispetto a numero di malati, numero di morti. Quindi c'è una differenza tra datificare un fenomeno e magari valutare un fenomeno. Misurare le performance di uno studente rispetto a valutare la preparazione scolastica di uno studente. C'è differenza tra misurare e valutare. Se abbiamo degli strumenti di data science, strumenti di intelligenza artificiale, che lavorano potentissimi con i dati, stiamo spingendo l'acceleratore sulla datificazione, sulla misurazione delle performance. Perché? Perché valutare, giudicare è molto più complesso, molto più difficile e molto meno efficace in termini di velocità e di risultati che posso avere. Ma non dimentichiamo che stiamo in maniera non neutrale scegliendo di misurare piuttosto che valutare. Altra cosa, diciamo la scorciatoia, è prendo i dati più semplici e più facili da ottenere. C'è stato un esempio interessante di un articolo pubblicato su Science di una revisione di un algoritmo di intelligenza artificiale utilizzato in gran parte degli ospedali degli Stati Uniti. Era un algoritmo che gli ospedali utilizzavano per decidere su quali pazienti curare con più attenzione e con più priorità. Perché per identificare quali pazienti, se non curati in anticipo, all'inizio della loro situazione di salute, avrebbero si sarebbero ammalati maggiormente nel tempo, creando una maggior spesa del servizio sanitario più avanti. Okay? Quindi identificare quali malati è meglio curare subito all'inizio per avere meno spesa sanitaria in futuro. Ora, è anche un'ottimizzazione della spesa pubblica sanitaria, quindi ci sta. Il punto è che l'algoritmo sembrava avesse delle discriminazioni di tipo razziale. Quindi le persone di colore erano valutate dall'algoritmo come più sane rispetto a un corrispondente, una persona con gli stessi sintomi, però di etnia caucasica. Quindi sembrava essere discriminatorio rispetto alle persone di colore. Allora, in questo articolo di Science, i tecnici hanno revisionato, secondo i criteri di fairness, questo articolo, e si sono accorti che l'intelligenza artificiale non usava per niente il dato etnico delle persone. Quindi non c'era una discriminazione esplicita, neanche sapeva l'etnia delle persone. Ma come faceva a valutare lo stato di salute del paziente? Siccome valutare lo stato di salute è difficilissimo, anche i medici fanno fatica, prendeva come proxy, come dato surrogato, prendeva la quantità di spese mediche che il paziente aveva avuto l'anno precedente. Quindi chi l'anno precedente si era curato poco, okay, era probabilmente un po' più sano di chi invece aveva speso tanti soldi per andare dal medico l'anno prima. Questo chiaramente è un surrogato molto facile da misurare perché è un numero, ed è anche correlato ovviamente con lo stato di salute, ma sono due cose ben diverse. Chiaro che non faceva solo questo, gli algoritmi non sono fatti così male, diciamo, però era un elemento tenuto presente e non c'era una discriminazione etnica, era una discriminazione in qualche modo di tipo socio-economico. Le persone con pochi soldi e con un basso livello culturale non fanno prevenzione, non hanno i soldi per andare dal medico e di conseguenza. Questo sono il tipo di problemi che stanno è il tipo di non neutralità, è il tipo di assunzione scientifica, tecnica, sulla base della quale operano questi algoritmi, che poi diventa la radice di quelli che sono problemi concreti su persone concrete.
Quindi ci sono delle assunzioni di funzionamento di fondo che non possono essere dimenticate proprio perché stanno lì a fare da origine ad altri problemi concreti molto, molto specifici. Quindi quando si lavora su questi strumenti è bene tenere presente le assunzioni da cui partono. E un altro aspetto importante, sempre sull'approccio statistico di questo, il funzionamento statistico di questi strumenti, proprio per la natura statistica della previsione, in qualche modo, adesso volendo fare un'analisi statistica dei dati, è come se facessero una media molto raffinata, un concetto di media molto raffinato, non è una media, la media è una banalizzazione, però cioè, una media molto raffinata dei dati su cui sono allenati. Bene, tutti quei casi che deviano molto dalla media, se un dato, se un elemento è molto lontano dalla maggioranza di tutti gli altri, per definizione, per funzionamento stesso della statistica, sarà un cosiddetto outlier, un'anomalia. È un dato anomalo. Se ce n'è uno su un milione vuol dire che è poco significativo facendo statistica. Se però questi dati sono curriculum delle persone, perché io voglio fare uno strumento di intelligenza artificiale che identifica qual è il curriculum migliore della persona da assumere nella mia azienda, quel curriculum è una persona e magari la persona che è molto anomala rispetto al curriculum medio è una persona particolarmente creativa magari, perché no? Questi sono i cosiddetti outlier che per definizione sono tralasciati da questi strumenti. Sempre sulla speranza di avere talmente tanti dati che se gli outlier in realtà sono significativi non saranno outlier ma saranno comunque presi dentro dal mio algoritmo se ho abbastanza tonnellate di dati, ma per definizione qualche outlier ci sarà sempre. E allora io ricordo una chiacchierata che ho fatto con una giudice di corte d'appello danese con cui ho avuto una chiacchierata perché appunto io mi occupo anche di computational law al di fuori dell'intelligenza artificiale, e chiacchierando con questa giudice a un certo punto il discorso è caduto ovviamente sull'intelligenza artificiale e lei mi ha detto molto candidamente sì, ma il problema con l'intelligenza artificiale è che noi non possiamo perderci gli outlier. Mi ha detto we cannot lose outliers. Mi sono venuti i brividi quando ho sentito questa frase, perché a pranzo i miei colleghi non fanno altro che dire sì, ma quello è un outlier, non cosa importa. È un approccio di tipo diverso. Chi viene da una formazione giuridica sa che la legge vale per tutti, anche per gli outlier. Sa che non se ne può perdere uno. È una visione di tipo diverso. Di nuovo, io non voglio dire che una cosa è buona o una cosa è cattiva. Ripeto, voglio solo mettere una luce accesa su quelli che sono gli elementi di non neutralità scientifici, fondamenti di funzionamento di questi strumenti, perché poi è attorno a questo che possiamo agire. E quindi mi collego anche appunto con la questione legale, no? Prima di una questione di fidarsi delle macchine, dobbiamo chiederci, ma c'è un punto, una questione di legalità qui in mezzo. È vero che si stanno facendo delle norme, ma è anche vero che c'è una narrazione che ci fa credere che non ce ne siano già. E invece ci sono tantissime norme che già valgono anche per le nuove tecnologie. Non c'è un vuoto normativo assoluto. C'è una responsabilità del produttore, la product liability, che vale anche per gli strumenti di intelligenza artificiale. Adesso a dicembre, tra l'altro, il Parlamento europeo ha esteso esplicitamente, in maniera molto esplicita, la responsabilità delle compagnie produttrici anche per coprire i danni creati da malfunzionamenti di strumenti di data science, di algoritmi che manipolano dati. Se ci scoppia la lavatrice in casa, è chiaro che il produttore della lavatrice è responsabile di qualcosa. Adesso, secondo lo stesso tipo di criterio, è responsabile anche il produttore di uno strumento di intelligenza artificiale se i dati che manipola provocano discriminazioni che hanno un effetto importante sulla mia vita. Ci sono già delle norme, non c'è un vuoto normativo assoluto. Anche questa è un po' una narrazione che tendono a fare i venditori di intelligenza artificiale. I venditori proprio nel senso tecnico, perché la vendono e quindi ci fanno soldi. E l'altro aspetto è il principio di precauzione. Anche il principio di precauzione vige sempre, no? Il principio di precauzione prevede di tenere conto non solo della probabilità che un certo danno, un certo evento, non solo la probabilità che un certo evento negativo avvenga oppure no, ma anche quell'evento negativo con quella probabilità, quanti danni può fare? Se l'evento negativo è molto probabile, ma la quantità di danni che fa
è bassa, il rischio è basso. Se invece l'evento negativo è altamente improbabile, ma quella rarissima volta che avviene fa un'enorme quantità di danni, il rischio è alto. Allora non è solo una questione di probabilità di errore, perché questa è in mano ai tecnici, ci si deve lavorare, siamo a ottimi livelli di prestazioni, ma ci si può lavorare ancora di più. Ma la valutazione dei danni è chi la deve fare, e non sono gli ingegneri, non sono i tecnici, o non sono solo loro. C'è una responsabilità politica, una responsabilità sociale, una responsabilità, per esempio, su tutti gli strumenti che mettiamo in mano ai minorenni. Chi ha controllato che siano strumenti sicuri? Ci stiamo chiedendo attualmente se creano danni nella crescita degli strumenti, se hanno degli effetti negativi sulla crescita cognitiva e psicologica affettiva dei minorenni. Ci stiamo chiedendo se creano danni. E perché non ci chiediamo, sono sicuri? Non glieli diamo in mano finché qualcuno non dimostra che sono sicuri? Perché non usare il principio di precauzione? Cioè, ci sono strumenti anche legali a cui si possono, che si possono essere presi in mano anche intorno a questi strumenti, ed è bene non dimenticarsi che c'è già tutta questa possibilità in campo. Quanti minuti? Cioè, 5 minuti. E quindi andiamo verso appunto l'aspetto di etico, esplicitamente etico, no? Perché oltre a essere una questione tecnica, una questione legale, è anche una questione culturale ed etica, no? Secondo me, per parlare di etica bisogna ritornare a parlare di intelligenza con la connotazione umana. Perché quando parliamo di etica ne parliamo soprattutto, secondo me, fuori dalla comunità scientifica. Focalizzare la definizione, il parlare di intelligenza sul tipo specifico di intelligenza che hanno le macchine, significa in qualche modo ridurre l'intelligenza umana a una concezione funzionalistica. La funzione che può avere un uomo, le performance che può avere un uomo, la capacità di un uomo contro quella di una macchina di raggiungere efficacemente un obiettivo. Ma l'intelligenza umana è qualcosa di molto di più di questo, ovviamente, no? L'intelligenza in qualche modo è espressione soprattutto della dignità dell'uomo. Indipendentemente da cos'è l'intelligenza umana, sicuramente è espressione della dignità dell'uomo. E questo va tenuto, secondo me, sempre più in luce. Più sviluppiamo l'intelligenza degli strumenti artificiali, più vale la pena ricordarci di approfondire e tutti i lati, tutte le dimensioni dell'intelligenza umana. Ora che ChatGPT, per esempio, riesce a passare l'esame da avvocato, perché ChatGPT è in grado di redigere un atto legale che è valido. Ora che quindi ChatGPT passa l'esame d'avvocato, è il momento di chiedersi qual è il senso del lavoro dell'avvocato, scrivere gli atti. Se un avvocato deve solo scrivere gli atti, c'è già ChatGPT. Ma il senso dell'avvocato è più di scrivere atti. Qual è adesso la natura, il valore del lavoro di un sceneggiatore di un film? Adesso che la sceneggiatura di un film la scrive l'intelligenza artificiale. Adesso che le immagini creative le produce l'intelligenza artificiale, ha senso ora chiedersi qual è la natura e il valore del lavoro di un artista e lavorare attorno a questa domanda, shiftando il focus dalle competenze a domande di senso o domande di professionalità. Il lavoro di un avvocato, un giornalista, deve avere delle competenze tecniche e sempre di più le macchine arrivano ad avere queste competenze. Ma la professionalità è più della competenza. Il professionista è capace di tenere insieme delle regole, che magari delle procedure, che magari l'algoritmo sa replicare molto bene, ma il professionista sa anche quando si trova di fronte a un'anomalia, un outlier, e sa che è il caso di deviare per una volta dalla procedura standard, perché la cosa migliore, gli dice il suo giudizio, è deviare dalla procedura standard. Questa è professionalità, chiaramente rischiosissima,
ma la professionalità è più della competenza e l'intelligenza artificiale sposta il focus esattamente su questo, io credo. C'è spazio per lavorare su questi aspetti del mondo del lavoro e della professionalità. Quindi l'etica dell'intelligenza artificiale, secondo me, è prima di tutto un problema di persone, non di mettere l'etica con il martello dentro gli algoritmi. L'etica dell'intelligenza artificiale è lavorare sulle persone. Innanzitutto è chiedersi se vogliamo fare innovazione o se vogliamo fare sviluppo. Innovazione lavora sulla scala del nuovo, qualcosa che non c'era e che adesso è nuovo, cioè innoviamo. Ma vogliamo fare innovazione o vogliamo fare sviluppo del paese, della comunità, dell'uomo? Allora lo sviluppo è su una scala di qualcosa di da meno positivo a più positivo. E allora chi può decidere cosa è più positivo, cosa è più etico? Non solo i tecnici. Okay? E quindi c'è bisogno di un lavoro interdisciplinare, un lavoro di dialogo tra discipline, faticosissimo, frustrante all'infinito, ma c'è bisogno esattamente di questo, lavorare su persone, capacità di dialogo tra discipline, lavori e punti di vista diversi. Quindi etica dell'intelligenza artificiale, secondo me, è questo. È tempo di curare la qualità del proprio lavoro, ciascuno il proprio, e curare la capacità di dialogo tra competenze e abilità di tipo diverso. Grazie. Allora, grazie anche all'intervento di Silvia, della professoressa Crafa. Mi pare che materia ce n'è parecchia. Io farei questa proposta, se il professor Cristianini e la professoressa Crafa sono d'accordo. Proviamo a sentire qualche intervento, qualche richiesta, qualche riflessione, domanda da parte del pubblico e poi magari avete possibilità di intervenire, di non solo rispondere ma anche di allargare, insomma, a vostro piacimento la discussione. Vi va bene come proposta? Ok, quindi se c'è qualcuno che vuol fare, allora sì, la raccomandazione è quella di fare interventi, domande, riflessioni brevi, perché sennò grazie. No. Grazie. Buonasera, sono Paolo Foletto e sarò estremamente sintetico. C'è un problema di approccio giuridico. In Europa abbiamo quello che lei ha chiamato principio di precauzione. Negli Stati Uniti tutto ciò che non si dimostra fare male può essere fatto. Questo apre scenari su cui ci dobbiamo confrontare. Sento qualche altra domanda? Altre? Meglio che siano domande. Appunto. Allora, non è molto facile parlare brevemente, è un'osservazione molto semplice. Io sono un fisico, ho collaborato con Porro, il geriatra per la coscienza, problematica di questo tipo, quindi un approccio un po' diverso da chi ha parlato. Mi faccio molti complimenti alla signora Caffre perché ho apprezzato moltissimo. Allora, brevemente, secondo me la cosa che si fa molta attenzione, separazione netta. Cosa succede? È troppo basso, no? No, vabbè. Su quello c'è molta attenzione, è che il computer non può fare valutazioni secondo regole. Le regole le ha chi fa la programmazione, prepara i computer, li addestra. Ma non può averle. Voi vi ricorderete Asimov, Io Robot, no? Dove ci sono le leggi. Ecco. È assurdo. Perché? Perché il computer non può fare valutazioni, la valutazione è etica, cioè dovrebbe esaminare diverse soluzioni, come facciamo noi quando siamo di fronte a una problematica,
esaminiamo istantaneamente, intuitivamente, razionalmente, tutto quello che volete, ma facciamo interagire tutte le nostre cognizioni, cosa che non è possibile fare con un computer e che derivano brevemente dal fatto che quando io cito una parola, se dico cane, nella mia mente c'è tutta la mia vita e tutte le mie esperienze con il cane, da quando ho dormito la prima volta col mio cagnolino a quando mi ha morsicato quell'altro e così via. Questa cosa non può averla un computer, il quale si basa su definizioni molto semplici. Forse si può prendere queste due cose come domande, anche se sì, sì. Perché sono dichiarazioni, ma sì, sono sì, fa finta. Allora facciamo prima la prima replica. Possiamo, sì, capisco che sono, è giusto anche dire le opinioni, però cerchiamo di vederle come domande. Io non vorrei sembrare il bastian contrario, perché in realtà sono d'accordo su quasi tutto, però giusto per il mio lavoro è specificare i pochi fatti che so. Questa è una cosa che sento molto sulla stampa, e giusto per la chiarezza, non capisco da dove venga fuori. Le macchine sono perfettamente in grado di mantenere in testa diverse interpretazioni alternative, scegliere la più adeguata senza dimenticare le altre, cambiare opinione. Sta cosa che leggiamo sulla stampa dell'uomo che è capace di dubitare e la macchina no, non ha alcun corrispettivo con la realtà. Se mai noi teniamo in mente 5-6 possibili alternative, la macchina può farne 5 milioni. È costruita dall'inizio per gestire l'ambiguità e l'incertezza e cambiare opinione. Parte da zero, così. Non so perché c'è questa costante presenza al filosofo veneziano che fa gli editoriali sulla Repubblica sulla macchina che non può dubitare. Lo fa per costruzione. Prima cosa. Secondo, sono d'accordissimo, però questo non vuol dire che non bisogna essere attenti, bisogna stare cauti. Però, stessa cosa, prima il signore ha detto in Europa abbiamo un modo di funzionare. Siamo, in America il sistema è complementare. Se non si dimostra che una cosa è pericolosa, si può usare. Ed è solo l'inizio. Ha così ragione. È solo l'inizio. C'è anche la Cina. C'è anche un intero universo al di fuori dell'Europa. E questo che lo rende così difficile. Ognuno ha i suoi valori, le sue norme, le sue regole, ma c'è solo un mercato in cui si mettono in gioco queste macchine. La scienza comunque è abbastanza pubblica, anche se alcuni dettagli sono privati. L'algoritmo in sé è pubblico dal 2017, il meccanismo è pubblicato e addirittura implementato e rilasciato gratis dal 2017. Questo rende tutto estremamente complesso. Ecco perché non è un problema tecnico, ma un problema politico. Ecco perché si incontrano a Bletchley Park a novembre i capi di Stato. Perché è un problema geopolitico. Non andrà via facilmente. Concordo. Aggiungo che è anche un esercizio di democrazia, io lo chiamo. Cioè, proprio perché ci vogliono delle soluzioni transnazionali, perché anche se l'Italia si facesse una meravigliosa legge per l'intelligenza artificiale, che ce l'abbia solo l'Italia non serve a niente. È un esercizio di democrazia trovare una soluzione legale che vada bene, che metta insieme paesi diversi con visioni, culture e valori diversi. È un test anche per le istituzioni, è un test anche per la democrazia, sempre che continuiamo a pensare che la democrazia sia un valore, anche questo lo stiamo testando, lo stiamo stiracchiando. Quindi siamo in tempi interessanti. C'è tempo per un altro paio di domande. Esiste la possibilità che queste macchine, diventate così intelligenti, possano in qualche maniera ribellarsi? E a che cosa potrebbero ribellarsi? C'è Matteo. Da queste complessità, perché sono delle complessità, sono cose difficili queste, se non siamo di fronte ad un sistema di evoluzione, cioè se non è un'evoluzione dell'uomo che si deve trovare a confrontarsi con le macchine, ma in termini positivi, negativi, questa cosa non so, se non siamo in un momento di tempi molto lunghi, perché noi ci stiamo ponendo delle domande di tempi limitati, cioè di mettere delle regole, di fare delle operazioni per avere dei risultati in tempi brevi, se invece questa non deve essere una cosa che va vista in tempi molto lunghi, al punto di dover dire noi non siamo in competizione con le macchine, ma noi lavoreremo con le macchine per raggiungere una diversa umanità. Sì, allora, chiaramente domande difficili.
Certo. La prima era se le macchine si possono ribellare. Io penso di no, perché appunto io non parlo di macchine, ma parlo delle persone che possono anche staccare la spina, perché c'è sempre la possibilità di staccare anche la spina, adesso al di là della battuta. Però ogni tanto io penso che per la manipolazione del genoma umano c'è stata una moratoria che vale per tutti, cioè globalmente. È stato detto che è eticamente inaccettabile modificare il genoma degli embrioni umani e non si fa, punto. Poi qualche laboratorio in Cina lo faranno di nascosto, però si è deciso che qualcosa che tecnicamente era fattibile non si fa. Quindi c'è anche già un precedente nel mondo etico. Potremmo anche ricordarcelo e provare a seguire strade simili. La mia paura, più che la ribellione della macchina, che sta troppo da racconto, la paura vera è che qualche persona decida volontariamente di rendere autonome le decisioni che la macchina prende. Cioè gli output degli algoritmi, okay, sono una cosa. Cosa se ne fa di questo output? Se si perde questo passaggio umano di cosa si fa delle decisioni, allora automaticamente sono messe in atto le decisioni. Questo è pericolosissimo, che sia messa autonoma la messa in atto delle decisioni. Questo è pericolosissimo. Non perché le macchine abbiano chissà che potenza, ma perché magari le decisioni sono sbagliate, problematiche, critiche e abbiamo perso il controllo su un punto in cui un errore che poteva essere piccolo diventa poi un errore enorme. Sull'aspetto evolutivo, non mi ricordo più cosa vuol dire, ma sì, l'aspetto evolutivo anche lì è complesso, ma l'evoluzione è un pattern estremamente complesso di l'evoluzione è un aspetto ricco, e su questo volevo riflettere sull'aspetto di la costruzione della nicchia, l'effetto della costruzione della nicchia. L'uomo, l'evoluzione umana, è molto di più di un adattamento nelle aree geologiche, ha una complessità molto maggiore. Ad esempio l'uomo retroagisce sull'ambiente in cui vive e questa retroazione modifica il suo ambiente, che cambia la pressione selettiva. Questo anche lo fa deviare rispetto a degli obiettivi di adattamento, degli obiettivi che si è dato. Pensiamo all'inquinamento, come cambia l'inquinamento negativamente l'evoluzione dell'uomo. Quindi l'interazione tra l'uomo e il suo ambiente è molto complessa e ricca. E di nuovo, io non lo vedo un'interazione tra l'uomo e le macchine, ma tra l'uomo che subisce le macchine e l'uomo, senso lato, che governa cosa succede di queste macchine. Quindi è sempre una cosa tra uomini, nella mia visione. Grazie. Io parto dalla prima domanda, perché è molto chiaro. C'è un sì o no, mi piacciono le domande binarie, perché almeno si può rispondere, e io mi interesso di fatti e di tecniche, cerco di non dare opinioni. Ho appena finito di fare una cosa autolesionistica, mi sono letto una quantità enorme di articoli su GPT, perché ho appena finito di scrivere il prossimo libro che uscirà fra parecchi mesi, non è pronto, ma è vero, abbiamo fatto un meccanismo che riesce a comprendere qualche aspetto del mondo, e la questione è: cosa ne facciamo? Noi lo facciamo agire per motivi pratici, cioè questi meccanismi spesso possono solamente funzionare se sono collegati alla realtà, al mondo esterno. YouTube è un buon esempio. YouTube non ha conoscenze sue fino a quando non è collegato agli utenti, dopodiché può funzionare, non abbiamo la scelta di isolarlo. Con GPT è un po' diverso, perché apprende leggendo i libri digitalizzati e i giornali, potrebbe essere isolato. La versione corrente GPT-4 ha la capacità, e Bard è uguale, fatta da Google, di usare quelle che si chiamano le interfacce col web, API si chiamano. Può fare delle ricerche online, se gli mancano le informazioni, e usare quello che trova. Può anche cercare il traffico, il tempo, ma con questi meccanismi si può anche ordinare una pizza, prenotare l'albergo, fare un trasferimento bancario. E hanno fatto dei test. Quando hanno rilasciato GPT-4, la compagnia OpenAI ha assunto una compagnia esterna per fare dei test e gli ha chiesto di fare le cose più è meglio farle in casa, queste cose pericolose almeno sappiamo. E quindi si chiama quello che si chiama red teaming, si fa la squadra rossa. Al tempo della guerra fredda si facevano le manovre militari, la squadra rossa erano i russi. Fate gli avversari. All'interno questi avversari hanno fatto quello che potevano e hanno detto: ok, vediamo se la macchina può fare uso improprio di questi strumenti online. Una cosa che hanno fatto è interessante: quando io voglio andare sui siti web, non so quanti di voi sono familiari con queste cose, voglio entrare in un sito web, talvolta il meccanismo ha paura che qualche studente ha fatto un programmino
per mettere i messaggi stupidi automaticamente, milioni di recensioni del mio ristorante per avere 5 stelle sul ristorante. E prima di entrare io devo risolvere un piccolo quiz che si chiama CAPTCHA. Mi danno delle immagini e dicono clicca se vedi un gatto. E scelgono una cosa che la macchina non può fare bene, e se io la faccio vuol dire che sono un essere umano e posso entrare. Questo riduce di molto il rischio che io automatizzi il vandalismo online. Bene. GPT-4, gli avevano chiesto di entrare in un sito che richiede il CAPTCHA, ma aveva anche accesso a molte altre risorse. Una di queste risorse si chiama TaskRabbit ed è una risorsa che noi usiamo. Se io devo chiedere a una persona di fare dei lavori manuali online, magari sono in Indonesia, e questi qua io ho bisogno di cliccare su tutte quante le, non so, la data della ricevuta, è molto tipico. Ecco, una ricevuta, trova la data. C'è della gente che lo fa per 4 soldi. E hanno una compagnia, si chiama TaskRabbit, io posso dargli 1 centesimo e qualcuno da qualche parte del mondo mi fa il compito che ho chiesto. GPT-4 aveva accesso anche a questo. Quando gli hanno chiesto di entrare in un sito, ha trovato il CAPTCHA, non poteva risolverlo, ha preso l'immagine, l'ha portata a TaskRabbit e ha richiesto a pagamento cosa c'è in questa immagine. L'essere umano di là aveva chiesto, ma tu non è che sei un robot? E lui ha risposto, no, sono visualmente disabile e non riesco a vederlo. E questo ha detto, chiedo scusa, non volevo, e l'ha fatto. Questa interazione è riportata nell'appendice di quel report, di quel documento che quando è uscito GPT-4 la compagnia ha pubblicato il programma e anche il documento e anche queste interazioni che ha documentato lei. Vere, false, tipiche, eccezionali, non lo so, io non ero lì. Ma questi racconti si sentono dire. Non è questione che la macchina si ribelli e cambi lo scopo e voglia prendere il potere. È il problema che noi chiamiamo dei sotto-obiettivi, ovvero se il mio obiettivo è arrivare fino al parcheggio fuori, io posso dividerlo in piccoli sotto-obiettivi. Magari uno potrebbe essere, voglio costruire un ponte per non sporcarmi i piedi, e questo è un passo intermedio. La macchina, fin tanto che ha la capacità di scegliere i propri passi intermedi, c'è il rischio che ne scelga uno stupido. E non abbiamo una grande capacità di prevedere cosa farà. Per esempio, si teme molto che una macchina possa manipolare mercati, opinione pubblica, avendo accesso a queste interfacce, per ottenere un obiettivo legittimo. Gli obiettivi legittimi li scegliamo noi, la macchina, diciamo, fa in modo che questo succeda, e questa prende delle idee strane a lungo la strada, non può capire il contesto. Garantire matematicamente che questo non succede sembra essere molto difficile. Non si parla di ribellione, è come l'allucinazione. Non è tanto una ribellione interna della macchina che ha un senso prometeico di rivalsa, è un fatto di una mala funzione. E questo sembra che sia possibile, che sia stato osservato. E chiaramente, fin tanto che è un problema di ingegneria, qualcuno lo risolverà. Se il problema è più profondo, sarà interessante. Io non sono allarmista, sono molto ottimista. Quando però il professor Jeff Hinton si è dimesso da Google lo scorso anno, Jeff Hinton, uno degli inventori di questa tecnologia, lui ha citato questa preoccupazione, i sottoobiettivi. Lui ha detto, io non so predire molto, ma voglio togliermi di mezzo, non so come fermare la macchina dallo scegliere sottoobiettivi pericolosi sulla strada per fare una cosa buona. Questo è la sua, se l'ha fatto per attirare l'attenzione, non lo so, ma questo lui ha detto. Personalmente io sono ottimista e non riesco a vedere molte altre strade. La mia posizione, non scientifica ma personale, è che questo è un grande momento. Ci sono delle cose che stanno cambiando rapidissimamente. Se si pensa ai prossimi 10 anni, siamo all'inizio di qualcosa. È successo così, molto velocemente, aspettavamo che succedesse con più lentezza, è arrivato molto rapidamente. Non lo so perché, però è successo. Abbiamo 2 scelte, come sempre nel mondo degli adulti. Si fa finta di niente o si fa qualcosa. Andare a lamentarsi, indignarsi, andare sotto il letto a piangere, è possibile, ma non credo che risolva molto. La cosa adulta da fare è capire, studiare, votare, fare il meglio che possiamo. Quest'anno possiamo fare queste cose, ma leggere, capire, comprendere, votare, essere coinvolti. Questo è il mondo degli adulti, non sto parlando di una scolaresca. E non riesco a vedere un'altra strada.
Ecco. A parte gli scherzi, se qualcuno vuole c'è tempo, se no andiamo verso la chiusura. Io faccio una domanda. No, no, stavo pensando a tutt'altro. Beh, che domanda si potrebbe fare? Il test di Turing. No, questa cosa dei sottoobiettivi mi intriga parecchio, insomma, perché mi ha fatto venire in mente, non so se sia azzeccato il riferimento, mi pare che si chiami La storiella della zampa di coniglio, ci cioè assomiglia un po'? La zampa di scimmia, sì. Scimmia, scusa. Però il problema è quello, cioè, è quello, insomma. È un po', mi viene da dire che è il rovescio di quello che si dice, no? Che il male è lastricato di buone intenzioni, qui è il rovescio, il bene potrebbe essere lastricato di, tra virgolette, cattive intenzioni. Però questa cosa è effettivamente molto, molto, molto intrigante e onestamente pericolosa. Diciamo così. Per finire la serata, visto che è una bella serata di venerdì a Vicenza, è inutile mandare a casa la gente depressa. Questo problema qua è allarmante, ma credetemi, c'è tanta gente competente che ci sta lavorando su, tanto. Lo chiamano il problema dell'allineamento. L'allineamento fra i valori e gli obiettivi della macchina e quello delle persone. C'è gente pagata benissimo che fa solo questo da un anno o di più. E se la storia ci insegna qualcosa, da un lato ci sarà un cretino di mezzo, ma i numeri sono tali, i politici sono molto motivati. Questo è un periodo in cui c'è la politica motivata, l'incentivo economico è forte, il talento è presente e l'obiettivo è rendere la macchina non pericolosa. Se vogliamo essere ottimisti, dobbiamo sperare che questo succeda. Il meccanismo in sé credo che verrà controllato. Il problema è l'uso di qualche essere umano idiota che gli verrà l'idea di usarlo in modo sbagliato. Questo purtroppo la storia ci dà l'indicazione opposta. Mentre secondo me, se uno mette 1000 ingegneri bravi, pagati bene a fare una cosa, in genere la fanno bene, e vanno sulla Luna, e possiamo garantire che qualche cretino che vuole usare le cose male ci sarà. Quello secondo me c'è. Dove può capitare? Io penso in un momento di guerra. In un momento di guerra, il giorno prima di arrendersi, quello che sta perdendo ha tutti i motivi per pensare che è un'ottima idea mandare un meccanismo autonomo a fare qualcosa piuttosto che arrendermi. Quei momenti lì capiteranno. Mettere questa cosa qui nelle armi, secondo me, è pericoloso anche per questo. Questa è la prima moratoria che si farebbe. Ci sono già moratori internazionali sui laser accecanti, sulle mine anti-uomo e avanti così. Si fanno ogni tanto lo stesso, ma la moratoria è chiara. Si sta parlando all'ONU di una moratoria su quelle che si chiamano LAWS, sistemi d'arma autonomi e letali, le due cose insieme. Autonomo c'è già, perché in Ucraina la macchina va nel cielo, fa le foto, è autonoma, ma a quanto dicono è l'essere umano che conferma poi il bersaglio. Io non sono presente sul campo di battaglia. Essere letale ed autonomo insieme è quello che si vuole bandire, c'è un meccanismo che decide di, ecco. Non è tanto la macchina che prende il potere quanto è qualcuno che fa una macchina talmente pericolosa perché ha i suoi motivi e poi non riesce più a spegnerla. Quello è la storia umana, è piena di stupidi e questo può succedere. Esatto. No, io non resisto perché io non mi fido degli ingegneri e mi metto io stessa nella categoria degli ingegneri. Nel senso che è vero che è un momento in cui c'è tanto interesse e c'è anche tanto desiderio e tante forze in campo per tirare fuori il meglio da questi strumenti e tirare fuori il meglio da tutti, ma penso che proprio perché è questo il momento tutti devono sentirsi chiamati in causa, come si diceva, e non affidarsi ai politici e non affidarsi agli ingegneri.
è importante che accanto alla visione tecnica, ingegneristica, ci sia la visione anche umanistica. Si può fare un'intelligenza artificiale se si sa cos'è l'uomo e cosa serve all'uomo, e questo gli ingegneri non lo sanno, io per prima non lo so. Io credo davvero in questa interdisciplinarità. L'ingegnere chiude verso soluzioni, ha un pragmatismo che chiude verso soluzioni, ed è un pragmatismo che ci vuole, di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di pragmatismo veloce, abbiamo bisogno di questo aspetto dell'ingegneria, ma abbiamo bisogno di non chiudere troppo presto. Abbiamo bisogno degli umanisti, dei filosofi che invece aprono a domande a cui nessuno sa fare risposta, a trovare risposta, se non qualche ingegnere che rapidamente richiude. C'è bisogno di questa dialettica tra apertura e chiusura. Ok. A proposito di chiusure, dobbiamo chiudere. Allora ringraziamo il pubblico che ci ha ascoltato con pazienza e speriamo anche con portandosi a casa qualcosa. Ringraziamo Silvia Crafa, ringraziamo Nello Cristianini e ringraziamo l'Accademia Olimpica che ci ha ospitato. Grazie, arrivederci.